assoluta per quanto mi riguarda per questo tipo di piattaforma router. Praticamente io tramite questo apparato ho evitato di montare multimetri digitali per controllo delle tensioni, termometri per temperature sotto zero. Quindi comunque c'è anche un risparmio economico notevole, dato che un termometro di questa qua, beh, io ce l'ho dietro anche per sicurezza. Questo tipo di apparati costa 2, 3, 400 euro a pezzo. Ah, sì, sì, quindi vero che costava 369 euro, però poi c'è un risparmio dall'altra parte. Allora, però questo qua posso far vedere anche l'aria. Allora, se come volete vedere da qua, non so se, vabbè, se qualcuno è curioso, allora si possono già vedere temperature della CPU e la rotazione delle ventole. Ah, ovviamente questo pannello, in caso di case, ha una struttura che si può inserire in uno slot 5 quarti del computer. Ed è parecchio carino. Allora, dalla possibilità, dicevo, subito di controllare la temperatura del processore e il regime di rotazione delle ventole, della ventola, diciamo, principale della CPU. Dopodiché, agendo su questi quattro tasti veramente intuitivi, ci si sposta in, andando in modalità overclock ovviamente, nei menu e soprattutto nelle voci principali che io utilizzo normalmente nell'overclock, quindi il voltaggio della CPU, il voltaggio delle RAM, il voltaggio del cos'è che era l'altro che non mi ricordo mai, ah beh, poi il D-clock, il base clock che è modificabile. Abbiamo visto, noi da BIOS imposteremo lo strap, quindi 100, 125, 166 se si è fortunati, il 200 se si è fortunati. Dopodiché qua andremo a fare del tuning, quindi 100, 101, 102, 103 fino a cercare il limite delle perfo. La stessa cosa, oltre che con il B-clock, si può fare con il moltiplicatore. Quindi io farò il mio startup a 100x40. Una volta avviato il sistema operativo con sul ROG Connect Plus installato, posso modificare il moltiplicatore, proviamo, 41, e crasherà tutto, però niente, è normale. In diretta è normale. Magari facciamo così. Così facciamo vedere come non funziona. Sentiamo due minuti. Che monto tutta la basetta. Eh sì, la caratteristica che vi dicevo che è comodissima, questa qua, io prendo il sensore K, non si riesco direttamente nella Watch Station, non ho più bisogno di un termometro esterno. Questa qua è una scheda video Matrix. Allora, quello che dicevo prima era questo. Allora, normalmente si agisce in questo modo, si usano, vabbè, io faccio una basetta, altrimenti ci sono delle resistenze, si usano, si applicano in determinati punti della scheda, e in base con la resistenza si può andare ad agire sui voltaggi della scheda video, che normalmente non si può fare via software, sono dei voltaggi particolari che non sono gestibili ovviamente.
Invece con questa, allora, ovviamente Asus ha messo a disposizione dei punti di controllo dove con un filo controlla la tensione e con l'altro permette di modificarla. Per cui adesso con questa cosa basta che io tappo questo cavettino all'interno dello C-Station, io gestisco la scheda video senza usare caccia video o altro, tutto via software e via C-Station. E anche un altro mostro senza tutta quella roba. Senza questo, non serve più questo, qua sotto poi sono tutti i fili che vedete con la gomma. No, poi tutto questo serve per quel ventaglio, perché come vedete sotto azoto comincia a fare condensa, comincia a colare acqua e ghiaccio. Infatti le mani qua sono preparate, sono riempite di vaselina, c'è uno strato di vaselina per impermeabilizzarle. C'è chi le vernicia con materiali isolanti, vabbè, dipende. Io preferisco la vaselina, è più comoda. Adesso qua bisogna stare attenti perché se si invertono si brucia la scheda video. Allora run. Ovviamente lo so, bisogna stare attenti a me, io gli guanti, gli occhiali, però bisogna mettersi in su. Ma bisogna stare attenti perché gli schizza tantissimo. Poi non, cioè, se si usa con potere non fa, cioè tu puoi anche versare sulla mano, non fa niente. No, sì, è qua. Evapora all'istante, il problema è che se te la punta te lo fai andare in mano ti fa male. Per se è pieno mette dentro il dito. Purtroppo c'è gente che non sa che fare queste cavolate. Adesso prima di accendere prima faccio scendere un po' le temperature. Qui c'è l'altro sensore. Allora, dando corrente, questa qua è già funzionale, quindi basta accenderla, già si possono vedere la parte, diciamo, di temperatura di base. Poi volendo si può gestire anche l'accensione, lo spegnimento, il reset della motherboard da qua, da pulsante della C-Station. È il sacco di Babbo Natale. Guarda, io quando l'ho visto ho fatto il sacco di gioia. Temperatura, siamo in positivo, la prendiamo. Ovviamente bisogna sempre stare a traboccare perché le temperature sono un po' alte. Se avessi avuto un bel processore sotto mano ci preparavamo, vedevamo di fare qualche record, però purtroppo vabbè. Perché la scheda video questa roba è proprio forte, molto bella. È abbastanza fortunato, diciamo, selezionando. Sì, sì, sì. Allora dobbiamo incrementare ulteriormente. 1,33.
ovviamente questo si fa da fuori, nel senso io mi regolo il voltaggio, aumento l'overclock della scheda video, perché l'overclock non è dinamico, prima tiro su le tensioni e poi provo l'overclock. Ovviamente come posso modificare, allora questi qua sono dei punti di lettura che ho diretti sulla scheda, mi sono fatto io con dei fili per fare i controlli, come posso modificare il voltaggio della GPU, del core della GPU, posso modificare il voltaggio, ho sei punti di controllo, in questo momento sono 1, 2, 3, quindi il secondo, 1 e 6, sono il voltaggio delle RAM della scheda video, per cui dal software aumento il voltaggio e poi tiro sulle RAM. E la stessa cosa è il PLL della scheda video, sempre con la stessa tecnica, scelgo il punto, tu hai 1, 2, 3, sono GPU, RAM, PLL, poi li posso girare, tanto se li gestisce lui non è un problema, basta sapere cosa si va a fare, io ho messo i bigliettini, una volta che lo sai non hai problemi, ok, applichi, una volta applicato vai nel software e aumenti le frequenze, invece prima dovevi star lì, trimmer, guardare cosa succede, la tensione, cioè avevi veramente un casino, poi devi proprio modificare la scheda fisicamente, invece adesso ho visto su tutte le serie, ti dà questi connettorini, li attacchi lì, gioco fatto, facilissimo, e risparmi tempo e denaro perché non fai rotture, quando ti metti a saldare devi avere esperienza, devi essere capace, sapere dove andare a beccare le cose sulla scheda video, cioè sono cose da poco conto.